In India ogni anno per i pesticidi usati nel cotone muoiono circa 6 milioni di persone, cioè in 10 anni è fuori la popolazione italiana. Lei è Francesca Boni, classe 99 ed è un'esperta di moda sostenibile. È la fondatrice del Vestito Verde, che si occupa di semplificare la vita a chi vuole comprare vestiti in maniera etica. Dato che il lavoro di ricerca è palloso, faccio io e poi metto tutto sul database. Mi rendo conto che c'è una persona come te che non è giusto che sia così, non è che tutti hanno questo interesse. Tanto vale che lo faccia io una volta per tutti quanti e poi la gente va sul sito. In questo video mi ha raccontato la storia del suo progetto, di come funziona la moda sostenibile e mi ha fatto anche fare un giro tra i negozi vintage e seconda mano di Milano. Ho trovato delle scarpe di Bottega Veneta a 50 euro. Ho cercato su internet, costavano tipo 1300. Quali sono le istruzioni base che potresti dare? Acquistare meno e meglio, riflettere sui propri acquisti, fare acquisti intelligenti, mirati, di cose che noi effettivamente utilizzeremo tanto, cose che ci dureranno, di qualità e in cui ci sentiamo a nostro agio, che ci piacciono. Valutare se effettivamente la maglietta da 3 euro ti soddisfa, oppure se la maglietta da 30, mettendola per 6-7 anni in più, alla fine effettivamente magari è un acquisto più logico. Poi dal punto di vista ambientale ed etico, le cose da guardare sono tante. Una è dove viene prodotto il capo e in quali condizioni. Cercare di capire se il brand appunto paga un salario equo, ha condizioni sicure sul luogo di lavoro, tutte queste cose qua. A livello ambientale, i materiali. Quindi i materiali non sono tutti uguali, per esempio i materiali naturali non rilasciano microplastiche. Da evitare? Il poliestere, il nylon non fanno bene all'ambiente perché sono tutti questi batuffoli che vedi che si staccano, in realtà sono plastica che poi viene consumata dai pesci e entra anche nella catena alimentare, no? Quindi anche noi comunque consumiamo della microplastica ed è un problema. Anche tra le fibre naturali in realtà ci sono fibre migliori e peggiori, tipo il cotone ha bisogno di tanta acqua per essere prodotto e di tanti pesticidi. Quali sono le fibre invece migliori? Allora, le fibre che richiedono meno acqua, meno energia, così, sono il lino e la canapa. D'inverno non è che puoi vestirti di lino e di canapa, quindi l'ideale è comprare magari della lana o della pelle usata. Mi ha fatto vedere 5 negozi. Vi dirò il mio parere e il mio preferito. Partiamo da Cavalli e Nastri, uomo e donna. È un negozio vintage molto costoso perché è estremamente curato. Amo lo stile anni 70 anche perché mi sono innamorato della serie Mad Men, ambientata proprio in quegli anni, e i costumi sono veramente meravigliosi. Comunque devo dire, il negozio è molto bello, ovviamente costa tanto perché tutti i pezzi sono tenuti bene e sono di marca. Comprare in questi negozi è un'esperienza diversa perché non sei costretto a seguire la collezione del momento, ma decidi tu il tuo stile e non vai dritto in negozio a comprare il vestito che ti piace della tua taglia in 5 minuti, ma è una ricerca continua più lenta di quello che ti piace, che ti sta bene e che è di qualità. Ah, qua sono anche firmate. La cosa bella delle cose vintage sono i materiali spesso, quindi hai della bellissima lana o comunque sì, materiali. Sì, sì, rispetto a Zara ovviamente è tutto un altro. Sì, ma anche c'è proprio la confezione dell'abito, cioè se vedi anche come sono fatti dentro, sono belli proprio. Pure questi sono bellissimi, questi da Viatore sono meravigliosi. Il vintage per i cappotti è il posto migliore, sono fatti proprio per durare. Cappotto Calvin Klein 160, ci sta. È importante anche guardare la composizione, cioè non solo per l'aspetto ambientale ma anche proprio di comfort. Chiaro, è molto bello comunque, blu e dentro vinaccio. Sì, questo è molto bello. Vai, mi provo il cappotto. Sì, sono un po' più. Sì, decisamente. È un sì. Siamo in Cavalli e Nastri Donna. Ok, facciamo finta che tu stia cercando un vestito per l'estate. Andiamo a cercare un vestito per l'estate. Questa è la zona vestiti per l'estate. In realtà qua è per colore. Una cosa che noto è che i vestiti da uomo tendono a costare un pelo di meno dei vestiti da donna. Lì dipende un po' dal negozio. Da seta, il mistilino seta, secondo me per l'estate sono molto belli. Mistilino a seta, ma ok. Anche da uomo. Un bel abito di lino, bellissimo. Sì, sì. Tutto chiaro. Il cotone, anche se il cotone è un po' meno traspirante del lino. Come fai a sapere se un brand è veramente, veramente sostenibile? Allora, noi abbiamo un sistema per far candidare i brand sul nostro sito, è un modulo molto lungo sulle pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale, domande sui fornitori, il tipo di energia che utilizzano, consumo idrico, come sono assunte le persone, se hanno partita IVA regolare, gli artigiani, dove producono, con che materiali, se utilizzano materiali certificati o meno, se utilizzano animali o comunque materiali non vegani come la seta, la lana, eccetera, la filiera, e facciamo una
valutazione complessiva. Ovviamente noi non siamo esperti di due diligence, noi non certifichiamo niente, il nostro è più come un sito di consiglio acquisti. L'idea è quella di rendere più accessibili i brand più virtuosi. Secondo negozio, Bivio, uomo e donna. Molto meno costoso perché è un normalissimo negozio di seconda mano, utile per cercare qualche gemma nascosta a un prezzo molto basso. Bisogna fare una grossa operazione di scouting, ma sicuramente si possono fare grandi affari, oltre che volendo vendere anche i propri vestiti. Acquistare vestiti di seconda mano è perfetto per chi vuole essere etico al massimo, perché in questo modo non c'è in alcun modo produzione di capi nuovi, quindi non solo costa meno, ma non si inquina ed è anche divertente. Mi ha detto guarda roba di Bivio. E il livello di prezzo, l'usato costa meno del nuovo, giusto? Questa qua, immagino che da nuovo costerà più di 26 euro. Sì. Ci sta, sembra nuovo più che altro. Sì, ma molte cose sono tenute bene, cioè. Magari sono resti di magazzino. Sì, ma anche persone che non li usano. Non ho mai messo niente. No, sempre, cioè. Ok, era scritto il prezzo originale. Sì. Ok. Sembra tutto abbastanza nuovo, devo dire. Tranne questi magazzini Prada che sono chiaramente usati. Immagino più usato meno costa, no? Sì, di solito sì. Quanto costerà un magazzino Prada? 80 euro. Questo è un po' usato, però se lo porti dal calzolaio te lo resti. Sì, questo te lo lavi. Però scusa, sì. Perché non lo lavano loro? Perché comunque si alza il costo, non sono sicuri di venderlo. Ok. A Milano, secondo me, da uomo, questo è uno dei posti più intelligenti dove comprare, perché hai cose belle, firmate, tenute bene, perché loro filtrano molto, però non è costosissimo. Ha un prezzo molto, molto più basso rispetto all'oggetto nuovo. Belle, queste sono belle, quella banana, bellissime. Sì. Brunello Cucinelli. 90 euro. E nuovo. Quanto va? Brunello? Un botto. Il signor Brunello non ha mai comprato niente. 1000 euro, tipo. Carte Prada. 129. Tenute bene queste, però, devo dire. Guarda il suolo. Un po' bruttine, forse. Quanto costa il mio outfit? Allora, questi all'usato, pantaloni di lino, 20 euro. Marca? Forse Uniqlo, può essere. Ok. Scarpe di un negozio di Milano che fa scarpe artigianali. Queste sono di tessuto, di jeans. Queste tipo 70. Di questa vado fierissima, è di Jean Paul Gaultier e l'ho pagata tipo 30 euro a mercatino e anche la giacchina sopra. E questa l'ho presa da Friperie a Bologna, sempre vintage ed è di pelle così un po' tutta intrecciata e credo di averla pagata sui 60, può essere. Ok. Ah, e questa è di mia mamma. Pensate che Francesca ha creato il vestito verde in quarto liceo. Era in Canada e stava passando il quarto anno all'estero. Aveva parecchio tempo libero e nel tempo si è vista vari documentari. In particolare uno sull'industria della moda, le ha acceso la scintilla. Da tutti ho imparato qualcosa, però quello sulla moda sostenibile mi ha fatto stare così male che io per mesi non ho comprato nulla. E si è chiesta come mai in Italia non si parlasse tanto di moda sostenibile e così è stata lei ad aprire un gruppo Facebook dedicato, appunto il vestito verde, per permettere alle persone di scambiarsi idee e di segnalare i vari negozi sostenibili. Ho visto che non c'erano tante informazioni in italiano sulla moda sostenibile, quelle che c'erano erano tutte in inglese e relative al mercato americano. Dopodiché ha aperto il sito dove ha mappato tutti questi negozi. Consumatori e anche i brand che erano sul gruppo hanno iniziato a suggerire il negozio, un e-commerce, eccetera. Quindi io li ho raggruppati prima tutti in un PDF e poi dopo in un sito web. Due anni fa più o meno è uscito il sito definitivo, che è un sito che raccoglie e filtra ovviamente tutti i suggerimenti dei consumatori sostenibili sul territorio italiano. Quindi hai, non lo so, una mappa per esempio dei negozi di moda sostenibile, oppure il database degli e-commerce che spediscono in Italia a moda sostenibile. Poi col tempo si è creata anche un po' la sezione blog, quindi cerchiamo anche di educare sulla moda articoli sostenibile. Articoli dove spiegate. Sì, spieghiamo, perché ovviamente un consumatore consapevole e sostenibile lo è soltanto se effettivamente ha idea di che cosa sta facendo, no? L'idea è quella di creare un punto di riferimento per la moda sostenibile, così una persona media non deve stare a cercare le ore su Google, okay, cose non verificate. E adesso quante persone siete a lavorarci? Allora, fisse sono io, poi Antar, che è lo sviluppatore web, ovviamente non è a tempo pieno sul vestito verde, però quando c'è da fare una modifica è un la fa lui. Del progetto. Sì. E poi Eva, che è la responsabile commerciale, quindi la persona che gestisce un po' il rapporto magari con i brand che collaborano col vestito verde. Terzo negozio, Umana. Questo già lo conoscevo, ce ne sono vari e a Budapest anni fa mi ero preso questo cappotto per 17 euro. Umana costa veramente poco, è forse il più economico che conosco, ma è anche veramente difficile trovare qualcosa di buono e di qualità, specialmente trovare qualcosa che ci si possa mettere veramente nella vita di tutti i giorni. Non sono Hermès, ma sono Italterre. Sì, per però... poliestere, sì, cioè proprio un'altra questa qualità. È brutta, Foulard a 1 euro. È praticamente gratis. Gonne a 5 euro. Wow, è veramente economico. È veramente super economico. 5 euro tutto. Tipo questi sono di Carrera, comunque. La pelle
stile comunque nel vintage resiste bene. Si è retto fino ad oggi, vuol dire che comunque ti durerà a lungo e poi è molto sostenibile perché non produce niente di nuovo, no? Hanno usato la pelle al tempo, però ormai è lì, l'azienda è già stata finanziata, cioè tu acquistando usato non è che finanzi l'azienda, la produzione della pelle. Non incentivi nessuno, no, anzi incentivi l'usato. È un mercato circolare, quindi è sicuramente l'opzione più sostenibile. Comprare invece similpelle nuova spesso è un disastro. Ovviamente stai consumando. Sì, stai consumando, poi è plastica, si rovina molto di più, invece la pelle vintage è indistruttibile, ti durerà da generazione a generazione, la puoi passare veramente ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, quindi è sicuramente una cosa da considerare e poi anche molto più comoda di solito. Lo stigma verso l'usato, brutto, sporco, così si è un po' ridotto, no? Quindi certo. Si è capito che comunque l'usato può essere bello, tenuto bene, pulito e quindi da lì con cautela si sono aperti sempre più negozi. Francesca al momento studia alla Bocconi e in contemporanea gestisce il vestito verde, che però è un vero e proprio business. E il business model qual è? Ho iniziato da sola perché perché mi piaceva, era una cosa, era un servizio che avrei utilizzato io, quindi in realtà io sono partita molto serena, certo. con l'idea di fare qualcosa di carino senza particolari progetti a livello imprenditoriale, però io sono partita con il vero e proprio business model a maggio 2020, quindi in piena pandemia, così non c'erano distrazioni, non c'era nient'altro. Praticamente sono 3 membership per i brand, gli e-commerce, e sono sì, è un B2B, il consumatore finale non paga niente, sono tutti servizi gratuiti, e invece con i brand noi vendiamo dei piani pubblicitari che possono essere di 3 tipologie, è una nicchia molto molto ben definita, quindi anche se noi non abbiamo numeri altissimissimi, sono estremamente target. Sono le persone che entrano dentro il sito, comprano perché vogliono comprare solo lì, perché di solito se un consumatore è attento a queste problematiche come l'impatto ambientale o insomma la sostenibilità e l'etica, non ha tante alternative anche, quindi comunque il vestito verde è un punto di riferimento e le aziende ne sono molto consapevoli. Quarto negozio, Cloister. Questa volta torniamo sul vintage, e se non fosse che non saprei dove metterle, non saprei cosa farmene, mi sarei comprato un paio di tute da operaio arancioni. Una parte di me è minimalista, preferisce vestirsi sempre uguale con le magliette grigie. Un'altra però vorrebbe farmi vestire come un idiota tutti i giorni. Quando ero in California ho comprato un sacco di cose usate, tra cui 2 pellicce che poi ho dovuto regalare. È un negozio prettamente vintage. Selezione dagli anni 20 fino agli anni 80. È un mix di arredamento e design e parte editoria, quindi potete vagare. Qua è uomo o donna? Questo è uomo, vero? Mazza, questa camicia spacca. È un po' duretta però, no. Io questi colletti così non mi piacciono. Sì. Francesca, sai quanti vestiti hai tu in tutto? No. Ne hai tanti o ne hai pochi? Abbastanza. Ne hai abbastanza. Sì. Non hai fatto un catalogo? Ho un Excel, ma non è molto aggiornato. Più che altro per tenere traccia delle cose che compro usate e vedere quanto costano da nuove e vedere quanto ci ho guadagnato. Sì. La clientela è abbastanza vasta. Dal ragazzo che magari passa al volo perché nota la vetrina oppure si è trovato tramite Instagram per magari l'editoria, alle proprio le aziende che vengono a fare ricerca per fare produzione partendo proprio da un capo vintage e riproporlo nel 2021 o quello che verrà. Il mercato dopo le chiusure del lockdown sta prendendo abbastanza piede, ovviamente un pochettino alla volta, però prende abbastanza piede, c'è molta richiesta, soprattutto nella donna che va a pescare nell'uomo, e adesso è proprio anche diventato il contrario, quindi un uomo più interessato, più modaiolo, che va a pescare magari nella donna, quindi è tutto un mix. Abbiamo tutto il mondo del workwear, che è proprio lavorativo, quindi lì senza sesso, senza genere, e invece con tutta la parte nuova nostra, quindi l'editoria, i vari designer dal mondo, incrementiamo anche le persone magari che non vogliono comprare un abbigliamento che non fa per loro il vintage, quindi cerchiamo di prendere un po' un pubblico abbastanza ampio e vario. Quindi il vestito verde guadagna dai brand. Però dato che la missione principale del progetto è proprio quella di fare una selezione dei brand sostenibili e assicurarsi che le persone si possano fidare di te, in realtà anche per i clienti che si propongono c'è una grande selezione e vengono scelti solo veramente quelli che possono essere consigliati. Metà delle candidature dei brand che vogliono essere nostri clienti noi le bocciamo, perché comunque sono magari brand che a livello di sostenibilità sociale fanno qualcosa, però utilizzano materiali pessimi, e quindi noi abbiamo tutto un sistema di filtraggio per cui chiaramente se fossimo meno severi probabilmente guadagneremmo molto di più. Il pubblico è estremamente targetizzato e compra tanto dal vestito verde. Il cliente è altamente selezionato, quindi c'è un sistema di fiducia molto molto alto, no? Nei nostri confronti, che è preziosissimo, perché comunque io non lo do mai per scontato. Certo. È una cosa molto 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 importante. Ultimo negozio, Share. Decisamente il mio negozio preferito. Non è vintage ma di seconda mano. Non sembra un negozio di seconda mano perché è molto ordinato, è super fornito, ha vestiti di
marche normali, tutte quelle che si trovano adesso, ma con prezzi eccezionalmente bassi. Per esempio, questi pantaloni li ho pagati 8 euro. Io mi chiamo Eric, sono qua per Martello stasera e Martello è qua per guardare il nostro prodotto, hai capito? Un negozio di vestiti usati, seconda mano, ma sono proprio particolari, sono proprio belli. Mi piace, guarda quello che ho messo nel mio dosso. Ho comprato tutto qua, guarda, tutto sono qua. Sono usati, ma sono particolari, veramente. Sì. Già, io conosco già tuo... è 48. Sì, un 46, un 48. Sì, 46, 48. Ho lasciato due pantaloni per te, scusami un attimo. Ho lasciato parti, perché Martello deve venire. Hai capito, con due camici, è proprio particolare. Guarda, 48. Ah, blu. Oddio, se mi sta bene. Blu scuro. Quasi, quasi. È proprio particolare. Il tessuto mi piace, hai capito? Mi piace anche per Martello, hai capito? I negozi Sher fanno parte dell'Onlus Vesti Solidale. Tutto il ricavato dalle vendite viene impiegato nel sociale. I vestiti arrivano da un consorzio di cooperative in tutta Europa che recuperano i vestiti e si riscambiano in modo da avere una fornitura completa. Si cerca di ridurre sempre di più quello che è l'impatto sui consumi. In tutto ciò, Francesca, oltre a dover gestire il vestito verde, sta anche portando avanti gli studi alla Bocconi. Ha finito la triennale in economia per l'arte, cultura e comunicazione e sta facendo la magistrale nello stesso ambito. Io sono sempre stata una persona molto creativa, però molto logica. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di creativo, però allo stesso tempo sono una iper organizzata, eccetera. Quella alla fine ho scelto la Bocconi perché mi sembrava che garantisse maggiore autonomia. Porti come caso studio il tuo... È stata la mia tesi, okay. Sì. Quindi... E l'hanno apprezzata? Ma il mio prof è stato... Non tanto. No, non mi ha seguito, non l'ha mai letta. Cioè, io l'ho mandata e fa, non ho tempo di leggerla. Quindi tu mandala e poi do il voto. Bocconi, 20.000 euro. Però ho applicato le conoscenze di questi tre anni di economia, questi tre anni di bilancio, ma anche management, marketing, cioè in realtà sono tutti corsi utili che secondo me ti permettono anche di essere una cittadina migliore. Se fai gli esami passivamente per passarli non ti rimane molto e non ti è così tanto utile. Dato che io avevo già il vestito verde quando sono entrata in università, per me era bello studiare perché io pensavo, ah, questa cosa è utile per il vestito verde perché la posso applicare in questo modo, no? Questa è stata anche la mia, il mio stage, il vestito verde. Era tipo responsabile due punti Francesca Boni, studente due punti Francesca Boni. Quindi quello è stato molto divertente. Alla fine me l'hanno convertita in stage, quindi le due cose si sono incrociate tantissimo. Bene ragazzi, si conclude così questa mia giornata di approfondimento nel mondo dell'industria fashion etica. Era un argomento a me sconosciuto, ma mi piace imparare cose nuove. Francesca è veramente bravissima e il suo progetto mi piace un sacco. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, condividete questo video con chi pensate possa essere... mettete mi piace e ci vediamo con il prossimo video ragazzi. Ciao!